Salve a tutti ragazzi e bentornati per questo nuovo video della rubrica e della playlist Weepy Games. Oggi andiamo a vedere un gioco che si trova nel Software Center e che è molto buono per passare un po' di tempo. Stiamo parlando, abbasso un po', di Secret Mario Chronicles. Questo gioco non presenta la musica, per questo ho voluto mettere una musica di sottofondo, spero non sia troppo alta. Ma la musica in realtà dovrebbe esserci, soltanto che credo che ci sia stato qualche problema nell'installazione, o meglio il pacchetto che è stato predisposto per il Software Center non dispone anche della musica correlata, non lo so. Anche perché nelle impostazioni dell'audio ci sono, e la musica c'è scritto anche music, quindi dovrebbe funzionare, non so per quale motivo. Comunque, andiamo a vedere subito di che si tratta. Di che cosa mai si tratterà un gioco che si chiama Secret Mario Chronicles? Ma guarda un po', è ovviamente analogo e in tutto e per tutto simile al carro idraulico, eroe idraulico, ovvero ovviamente Super Mario. Nella sezione di avvio del gioco abbiamo campagna, mondo e livelli, dove possiamo scegliere i nostri livelli già dall'inizio. Però noi andiamo sulla campagna e cerchiamo, non saltiamo il tutorial e andiamo su Secret Mario Chronicles. Anche perché per un gioco come appunto questo, il tutorial è inutile. Il video, vedrete, sarà molto breve, non avrò molto da dire. E infatti il gioco presenta semplicemente qualcosa a livello grafico di differente da Mario, ma per quanto riguarda tutto il resto è identico, non cambia niente. Ci sono, come vedete, delle monetine, il fungo addirittura, che non è stato per niente cambiato, è stato utilizzato sempre il fungo, proprio identico a quello di Super Mario. La pianticella che esce dai tubi è uguale, monti e nuvole hanno sempre la faccina, come anche i blocchi su cui saltiamo. I mostri, ecco, vabbè, i mostri ovviamente hanno un design differente, ma è anche normale, almeno su questo sono contento che abbiano fatto una modifica. Come vedete, i blocchi sono identici praticamente. La cosa bella di questo Secret Mario Chronicles è il fatto che appunto sia presente una colorazione e un design abbastanza vivace, perché magari è difficile trovare dei giochi che siano open source e che siano fatti veramente veramente bene, almeno a livello di design. Cioè, o meglio, ci sono e stanno aumentando fortunatamente, ma ai primi tempi giochi con questo tipo di colore, con questa schermata e tutto quanto, non era facile trovarlo. Allora, ecco qua, vedete, ragazzi, è identico, il tipetto ha cambiato solamente bandana. E adesso dovrei riuscire a sparare, se so qual è il tasto, che non lo trovo. Ah, eccolo, con spazio posso sparare le palle di fuoco, le palline di fuoco. Ecco, ho perso già su, oh, sto morendo, non ricordo il tasto per saltare, non ricordo, ecco infatti. Mi sono confuso. Vabbè, comunque la concludo qui perché non c'è molto da dire. Come vedete qui su avete le vite, il punteggio, i denari presi e il livello a cui poi mano a mano andando avanti passerete. Questo è il primo livello, poi ci sono altri livelli. Io per quanto riguarda quindi questo gioco la finisco qui perché non c'è molto altro da dire. Vi dico semplicemente, se volete installarlo basta andare sul Ubuntu Software Center, scrive appunto Secret Mario Chronicles e potete scaricarlo e giocarci tranquillamente. Il design è un po' a volte da bambino, come questa pianta orrida qui in alto a destra, il mouse non mi consente di farvelo vedere, però non so chi è che l'ha disegnata. Però non faccio qui commenti perché già è tanto che ci siano questi giochi creati da gente che ha voluto metterci di impegno e farli, quindi rispetto la loro le loro competenze e soprattutto la loro grande abilità nel, almeno aver disposto nell'Ubuntu Software Center un gioco completamente gratuito. Quindi ovviamente le mie critiche sono giocose, non sono per fare critiche veramente pesanti, è semplicemente per farsi due risate. Quindi un salutone a tutti ragazzi, se vi è piaciuto il video condividete, mettete un bel mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi e ci vediamo per i prossimi video. Un salutone a tutti da Simone e alla prossima, e anche un salutone da Secret Mario. Ciao ragazzi!